invece di fare quella roba lì, vuoi fare questa, sarà essere tutti contesi. Io ho risposto, tu mi hai chiesto cosa faresti, te l'ho detto una, basta. Se sì, sì, sì. Ho preparato, sembra d'accordo, sembra d'accordo. Io voglio essere, al 100% ti scrivo una cosa, opera idraulica, sì, ma allora la domanda che faccio, perché non è inserita all'interno? Perché è la competenza del consorzio al 90%. Più e più le cose che si fanno. È anche competenza del consorzio, ma è anche competenza del comune. Esatto. Che deve sbagliare il posto. Una cosa che non hai trovato, ma che la commissaria che è venuta dopo di te ha fatto bene ad inserire, è stata il ripristino di Via Canova, Montalto. C'entra anche con Brancon, adesso ti spiego il perché. Via Canova era una strada che aveva una larghezza di 9 metri. Gli agricoltori, sorridi, però Via Canova, io non so se all'epoca che c'era il treno andavano sotto di acqua. Ti chiedo, che si è prendendo a 30 anni. Allora, alla fine, la commissaria, non noi, la commissaria, stiamo portando avanti la sua linea, ha usato il discorso del ripristino. E allora praticamente tutti gli agricoltori che fronteggiano con quella strada ha obbligato a scavare i fossi. L'abbiamo fatto anche noi. Via Canova? No, Via Canova no. Ma sto parlando di Via Canova. Aspetta un attimo. Dico Via Canova. A un certo punto vanno ancora sotto di acqua perché stanno ancora completando i lavori, ok? Sono stati scavati dei fossi, e allora parlevo altri. Ma tutti i ricordi già venendo via prima. Io quando parlo con qualcuno non mi ascolta se parla. Scusa, parlavo, no, scusa. Se domandare, hai chiesto una cosa di Branco, giusto l'acqua, che non sotto quelle. Sto rispondendoti per cortesia, non ti so di gente se ne parli così. Se ne viene a parlare con te, non si parla con uno, ma tu non hai detto, no, tu hai detto una cosa che farei. Io ho risposto una cosa che mi ha chiesto sindaco. E lì se ne viene a rispondere a te, a te, al 100% per te, per la nostra, se ne viene a parlare con te, non dà che ti ascolti. Io che ti ascolti, fatti con sindaco. Allora, ascoltami. Quell'acqua lì, che a un certo punto adesso sta andando nei fossati vicino alla strada, visto che è in Cristinè, visto che da 9 metri la strada ne passa a 5, ok? Vuol dire scavare, seminare i terreni vicino alla strada il più possibile, perché se si vuole purtroppo in agricoltura, tu lo sai, di mezzo, l'agricoltore scava, subito si mette in terra, fa seminare, si cammina anche sulla strada del fatto del terreno, giusto? Allora, mi sarei attrezzato il discorso, l'abbiamo seguita, ci siamo accorti che il tracciato di Via Canova era stato modificato rispetto all'originale, ok? Da lì l'acqua che purtroppo va a finire dai campi, si riversa sulla strada e poi va dentro i fossati, arriva fino a Brancon, per dirtene una, e abbiamo risalito il discorso dei fossi, dovevamo trovare anche in località Brancon delle piante, alberi dentro i fossi, quindi fai conto si può scuola l'acqua, ok? E purtroppo, essendo terreni di persone private, delle volte non è facile intervenire, perché non ti potresti in teoria neanche andare dentro quelle campagne lì. Però per fortuna riusciamo un po' alla volta a ripristinare il corso d'acqua, quindi quell'acqua lì che adesso la va a filo della strada, e in tante case magari non è neanche la possibilità di andare a casa, ok? Arrivare fino al corso d'acqua per poter farla confluire poi nel fiume. Okay? Questo è un lavoro che non si fa in un giorno. Abbiamo iniziato da Via Canova, continueremo con il resto. Per quanto riguarda le fognature, siamo in un dissesto totale, okay? Perché non hanno messa veramente male. Oltretutto, stanno cambiando anche leggi e regolamenti a livello regionale e provinciale, e purtroppo ancora in alcune zone locali non ci sono le fognature, quindi si rilasciano anche i permessi e dopo si andrà. E quindi è una cosa che mi sta interessando, più che appassionando, perché mi piacerebbe appassionarmi di qualcos'altro, però mi interessa il maggiore in questo periodo, viste anche le continue piogge che
penso portare a casa almeno fare un tassello su questa direzione. Quindi Branco è interessata anche lei. Sì, ti ringrazio per la risposta. Io so che parlo di Branco perché voi terreni italiani, per cui conosco bene la situazione di questo sacco che dicevi tu prima e che in situazioni anche dei privati, adesso comunque penso sia stato anche pulito via il sacco, secondo il nome. Quello che ti stavo dicendo io, visto che tu conosci che ci sono delle problematiche forti dal punto di vista idraulico, no? La domanda mia è quella che mi aveva fatto anche l'altra volta, perché non hai previsto un corpico e costante, cioè diciamo importante contributo a quello che doveva essere la realizzazione di opere pubbliche importanti, al di là di scavare i corsi, terreno normale, manutenzione? Questa è la mia domanda. Perché se io vengo, no scusa, adesso finisco io, se io no, è normale la protezione, perché una volta che andiamo dove fatto. Allora, quello che ti sto dicendo, dopo l'ho fatto, quello che ti sto dicendo. Io sospeso la cifra che ho sospeso io. Perché non è possibile sul punto che cos'è per perdere la serata, parlo sempre del mondo. Adesso ci quando parla di dopodiché faccio, per favore non interrompete, lasciate finire la gente qui, no, domani mattina siamo ancora qua. Prego, fortemente, prego. Occasione di parlare sul piano delle opere pubbliche, ma solamente ricordo al sindaco che nel piano che voi avevate fatto non era ancora mia, sono state inserite opere elettroniche di notevole importanza. Va bene, prego, parlo. Visto che la sera cercavo di essere il più possibile non polemico, però nel momento in cui sto facendo un intervento è inutile sospesa del plenarismo, poi il consiglio comunale dove lo stesso sindaco mi ha interrotto mentre stavo parlando. Scuso se ho fatto quello che avevo preciso io, dopo ho parlato tutti. Vabbè, quello che volevo dire è che come non abbiamo votato la volta scorsa, quindi a voi Giulia piano delle opere triennali, e riprendendo il ragionamento che stavo facendo con Flavio prima, in vista anche dei piani, cioè degli anni prossimi, con quello che c'è scritto adesso, al di là di continuare a sentire dire a voce bisogna effettivamente metterci in mano, bisogna buttare magari più sull'aspetto manutentivo che non fa altro, iniziamo a farlo, perché questa sera ci ritroviamo di fronte ancora alle stesse cifre. Allora probabilmente se è stata persa l'occasione questa sera, ma considero sul serio un'occasione persa, perché magari qualcosa potrebbe essere già fatto. Noi ritroviamoci ancora a parlare dei controsoffitti che cadono con l'accento dello sport e dopo vediamo delle altre centinaia di migliaia di euro su altri interventi che magari messi sulla bilancia possono essere, forse venire dopo, se non altro, dico questo. Mi auguro che nei prossimi passaggi, veramente al prossimo Consiglio Comunale, o comunque a quanto breve, venga effettivamente fatto un piano che sia, dico, reale, perché comunque dipende anche dai finanziamenti che di volta in volta possono venire, come no, ma sicuramente più verosimile. E non credo in questo caso, siccome la popolazione è conscia, credo, perché basta che si guardi in ogni caso faccia il bilancio fine mese proprio di quelle che sono le difficoltà di questo periodo. Quindi non credo che un'amministrazione che va a togliere da un piano delle opere penali alcune cose per sostituirle con qualcosa magari di più contingente possa essere una ammessa sconfitta da parte dell'amministrazione. Forse anzi la cittadinanza potrebbe recepirlo con una bella piedi per terra a vedere quelli che sono effettivamente i problemi reali di tutti i giorni. Quindi il voto contrario sarà anche per il nostro gruppo, anche questo giro. Ripeto, pur la speranza che non ci chiudiamo nessuna porta per il futuro nel momento in cui dovessimo vedere degli aspetti comunque diversi. Ripeto ancora, mi auguro che da qua in avanti la gestione dei consigli comunali non diventi tale che la sospensione
dei consigli diventi un metodo proprio per i momenti in cui le domande si fanno spinose oppure iniziano a toccare dei nervi un attimo scoperti, allora si sospende il consiglio con il candeletto. Non penso che sia la maniera giusta di gestire i consigli, perché visto che di volta in volta la parola viene tolta a tutti, io come vedete cerco di non toglierla mai a nessuno, mentre cerco anche di ricevere lo stesso trattamento. Però cerchiamo di limitarlo, perché penso che un 90% dei consigli comunali che abbiamo fatto, mentre ci siano state sospensioni, credo che non si sia mai visto. Io e Flavio siamo in consiglio dal 2005, non abbiamo mai visto un consiglio sospendersi né con le centrali di Umazze né con tutte le altre cose che comunque infuocate sono state, ma si sono terminati i consigli, mi sembra, senza che nessuno abbia dato la parola. No, meglio, si toglieva la parola, ma di consigli sospesi non se ne sono visti. Quindi chiedo al sindaco, come presidente anche del consiglio, di farsi in prima persona un attimo carico di questa anomalia per quello che vogliamo. Sono d'accordo, bisogna fare quello che sia la norma. Sono anche d'accordo che esistono delle norme di comportamento su queste cose. A me è stato cronico. Si può darsi, mi dispiace. Però è anche vero che tutte le volte che ho interrotto il consiglio poi l'abbiamo chiuso. Cioè questo vuol dire che un minimo anche di tranquillità sulle questioni devo andare. Non è che sia una cosa straordinaria, non è che lo sospendo che andiamo a casa e poi andiamo a fare a mangiare la pizza o altro, è perché in questa maniera la gente si ricomporta un attimo e andiamo. Io credo che porteremo la modifica anche del regolamento del Consiglio da fare in questi giorni, tenendo conto delle osservazioni, e la procedura di parlare, lasciar parlare, interrompere il meno possibile, anche se mi rendo conto che a volte possono essere cose di questo genere, sia diventi un metodo per i lavori stessi. Questo non toglie il fatto che ci possa essere passione, ci possa essere contestazioni o meno, verifichiamo un altro, poi non esistono poi le regole in sé, esistono poi anche delle accettazioni dei comportamenti senza essere eccessivamente burocratici, ma in genere il metodo di questi punti all'ordine del giorno sarebbe verificare il punto, dire la propria, fare tutte le osservazioni possibili o altre questioni, e dopodiché si dà la votazione normale, cioè, perché sennò diventa veramente un battersi sulle parole o meno, per primo faccio meno se lo faccio. Un'ultima cosa che volevo dire, che, e riprendo anche quello magari che aveva accennato Moreschi prima, così di sfuggita, però anche giusto farlo, quando è stata fatta la domanda effettiva se c'è un piano ammortamento, lo sentivo prima. Credo che per i consiglieri comunali dovrebbe essere un punto come era quello eventualmente della sostenibilità economica della casa dell'acqua, anche in questo caso per poter ragionare su dei dati che possono essere ovviamente magari presi a ribasso o a rialzo, però quantomeno con un minimo di fondamento, perché non credo che prendiate delle cifre così e le buttiate giù a uso di azimento. Il fatto di essere qua questa sera ad approvare un qualcosa senza avere da parte dell'amministrazione che lo propone un minimo di piano su dove bisognerebbe arrivare in che metodologia, credo che sia per l'ennesima volta un non dare ai consiglieri gli strumenti per poter dare una valutazione compiuta a quello che devono fare. Dentro quello che c'è prima dice sempre. Non siamo qui questa sera ad approvare una parte che ci siano dei piani triennali, stiamo approvando una variazione che ci permette di andare da parte, è un po' diverso. Prego, Olivier. Allora, io già il consiglio di fine ottobre avevo chiesto di precisare in relazione al bando per il fotovoltaico, ricordo segretario, la questione sulla gestione del bando per il cammino. Adesso registro questo e lo pongo anche all'attenzione di tutti i consiglieri, perché secondo me potrebbe interessare anche direttamente a ogni singolo consigliere. Se non ho capito male, se non mi è stato spiegato male, gli enti pubblici, solo gli enti pubblici, possono accedere al quarto conto energia che è scaduto lo scorso anno, mentre per i privati, da luglio di quest'anno, è in vigore il quinto conto energia, il quale ha un contributo inferiore. Okay? Penso che il nostro primo ministro Monti abbia voluto introdurre una norma di questo genere per consentire agli enti pubblici di poter fare puntare in questo termine il quarto conto energia installando impianti fotovoltaici su strutture pubbliche, poi naturalmente non permetta solo al pubblico, perché è chiaro la norma sotto questo profilo, di poter lucrare di più del privato. Chi oggi riuscisse, perché lo vorrei fare entro il 2012, a fare la richiesta di autorizzazione per poter installare un impianto fotovoltaico, godrà i benefici di contenuti di cui ha il
quinto conto media, non quello dello scorso anno. Perché dico questo? Perché, a mio parere, con questa banca che è stata predisposta in maniera veloce e, come al solito, delibera di consiglio per la concessione del diritto di servitù, la giunta che va a deliberare su questo, io ritengo che si stia andando ad agevolare il privato, perché il privato in questa maniera, facendosi ponte dell'amministrazione comunale, riuscirebbe a trarre dei benefici che non avrebbe previsti dalla norma. Questo lo dico ed è il motivo per cui, seppur non sia contrario, e mi ribadisco non contrario agli impianti fotovoltaici, io questa delibera che viene incardinata nella proposta di variazione del piano delle opere pubbliche, io lo dico apertamente, ritengo che sia viziata. Tra parentesi, devo sollevare che si dice sempre di questo banco che il comune mi dà la tenuta e i contributi a GSE, quindi che saranno improntati direttamente dalla concessionaria, quindi è chiarissimo il passaggio. E in più, curiosità ulteriore, il comune si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria pagando 1.500 euro all'anno. Cioè, allora, prendiamo il contributo con conto energia 4, gli paghiamo 1.500 euro all'anno per la manutenzione ordinaria e in più la straordinaria, io non so l'impianto stipulato che possono avere, ma non hanno sicuramente per 25 anni, noi ci faremo anche questo. Io ritengo che questa sia una delibera che pregiudica dal punto di vista dei conti la gestione dell'amministrazione comunale. Perché beneficia da una parte e dall'altra crea danno. Secondo cosa anche che devo sempre rilevare è che praticamente c'è una cronologia sui tempi, insomma, a fine ottobre abbiamo fatto la delibera in Consiglio Comunale, il 16 novembre viene fatto il bando e però vediamo, tramite l'ufficio tecnico comunale, che il 15 novembre c'è una ditta, non so se è stata fatta già la domanda, che ha fatto una domanda di connessione per gli impianti di produzione agricola il giorno prima che venisse pubblicato il bando. Il bando che ha avuto evidenza con pubblicazione dell'albo pretorio, tutto il segretario, e il bando che ha avuto evidenza con la pubblicazione dell'albo pretorio e online, dopo anche sui topici. Allora dico, personalmente, questi tipi di procedure, questo tipo di delibera che è stata già votata, non mi mette nella condizione di votare assolutamente a favore di questa modifica che viene fatta del piano triennale delle opere pubbliche, e lo evidenzio anche agli altri consiglieri, perché secondo me c'è di che riflettere. Dopo voglio solo dire una cosa, vedo che delle opere pubbliche del piano triennale, realizzazione del Parco del Tartaro, della Valle del Parco del Tartaro, realizzazione della struttura polifunzionale sportiva, della ciclo pedonale in collegamento tra la località Casotti e il centro paese, di una rotatoria tra via Casotti con Montalto e la ristrutturazione di Villa Raimondi. Mi sembra che sono cose che avevamo già impostato noi sui precedenti triennali, non c'è niente di nuovo sotto questo profilo. Mi auguro quindi, fatte queste doverose dovute precisazioni su quali io chiedo che venga data ampia posizioni di verbali che verranno redatti dal segretario, il mio voto contrario e favorevoli, contrari,
l'impianto. No, la pianta. No, alla variazione. No, ho sbagliato. No, sbagliato. Quattro contrari. Dichiara presente provvedimento immediatamente esecutibile, favorevole. 9 favorevoli. Contrari. 4 contrari. Contrari al punto ex 7 abbiamo il protocollo inteso con gli ingegneri di Verona provincia per l'emergenza. Beh, questo era il punto che vi ricordate, era stato inserito in un consiglio comunale un po' di tempo fa, è stato modificato il testo, sono stati messi quegli accorgimenti che anche l'opposizione aveva evidenziato e sottolineato la scorsa volta, vi ricordate che il punto era stato ritirato. Noi proponiamo quindi con una specifica per quanto riguarda gli edifici privati e gli edifici pubblici. Questo accordo, forse allora eravamo tra i primi comuni a adottare questo accordo, forse adesso arriviamo tra i tanti, comunque non è questo il problema. C'è comunque ancora un'emergenza legata al terremoto, speriamo che non si verifichi di più, che si verifichi tra 1000 anni, non lo so, però in ogni caso bisogna che la gara sia un attimino pronta. Questa qua non è una cosa apocalittica, non è una cosa eccezionale, è solamente un accordo che facciamo con l'Ordine degli Ingegneri di Verona, i quali hanno anche loro espresso, diciamo così, un parere favorevole su questo tipo di protocollo d'intesa. Come vedete abbiamo diviso appunto gli edifici pubblici, e l'altra volta è stata fatta, diciamo così, un po' di confusione sulle cifre di chi doveva ritirare i soldi o meno. Adesso il Comune fa la tramite, il Comune fa la collante o la cerniera, questo tipo di iniziativa. Per il privato sono 200 euro a visita più quelle che sono le tariffe chilometriche dell'ANCI per i due ingegneri che si recheranno per la gara a visitare, se ci sarà richiesta, gli edifici che faranno, anzi diciamo i proprietari che faranno richiesta di poter visitare i propri edifici. Per il comune sono 200 euro per gli edifici comunali e 400 per quelli che hanno delle particolarità tipo il comune, il teatro e quant'altro. Verrà trasmessa poi copia appunto all'ordine degli ingegneri che controfirmerà una volta approvato questo punto consiglio. Se poi prego intervento. Io avevo già detto la volta scorsa che avrei detto che la dove fosse stato modificato integrale avrebbe dato a favore, quindi ho visto che è stato recepito, che l'ordine degli ingegneri ha approvato la convenzione modificata, mi voto in favore. Grazie. Favorevole a questo punto? Unanimità? No. No. Contrari? Astenuto. Astenuto. 12 favorevoli. Punto ex 8, promozione del piano commerciale sulla Repubblica durante sacra festa e manifestazione, prego. Quindi nego soltanto l'ultimo punto che dice la finalità di questo regolamento. Il presente regolamento deve dettare specifiche dovranno rispettare i commercianti ambulanti alle categorie produttive che intendono partecipare alle manifestazioni programmate del territorio barese che per la loro natura non prevedono concessione decennale. Cioè con questo regolamento andiamo a dare un po' di norme, un po' di regole a tutto quello che non è previsto dalle concessioni decennali che abbiamo approvato la volta scorsa. Propongo a questo regolamento un'integrazione che il gruppo mi ha fatto notare e nella stesura non avevo previsto che praticamente nelle manifestazioni non erano messi i produttori agricoli solo nella sagra, quella di luglio, non tanto nella fiera, quella del lunedì che è normata dalle licenze decennali del precedente regolamento, ma in tutte le altre occasioni. Praticamente faremo un articolo 7 bis, propongo questa modifica, che alle manifestazioni di cui l'articolo 2 del predetto regolamento e a quelle che di volta in volta saranno autorizzate dalla giunta municipale potranno partecipare, previa richiesta di gara secondo modalità di regolamento, i produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui il decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001, in modo che tutti anche i produttori possano partecipare alle manifestazioni di carattere economico, non solo sul nostro comune.
regolamento. C'è scritto che la giunta comunale occasionalmente potrà valutare richieste di manifestazioni non elencate ma che rivestono carattere di interesse per la popolazione residente, e la giunta potrà concedere oppure negare l'autorizzazione. Sulla base di cosa potrebbe essere un caso eventuale di... So, se capita che c'è la manifestazione del raduno delle vespe, sì, o del raduno delle auto d'epoca che dura 2 o 3 giorni, che so, o se vuole essere un festival di qualcosa, non è logicamente elencato qua, ma si darà l'autorizzazione, però si assoggetterà a questo regolamento anche quella manifestazione, perché prima, essendosi il caos regolamentare, chiamiamolo così, all'interno di questo comune amministrazione, non si sapeva chi poteva venire, chi non poteva venire, dove andavano, dove non andavano. Verranno assoggettate a queste piccole regole, insomma. Ho voluto mettere questo per non escludere qualsiasi altra iniziativa che dovrà essere stata intrapresa. L'ultima cosa, visto che ho sentito che a Santa Lucia probabilmente sarebbe in consiglio comunale, 13? Certo, 12. Quest'anno cosa è stato previsto? Prego Polo. È stato previsto per il repetito di Santa Lucia, con l'arrivo di Santa Lucia, e con i banchi, sostanzialmente è stato previsto questo punto programma, programma del 2 dicembre in testa, da oggi e adesso il blog. Questo è il ciclo, e naturalmente sono già un segno di locandine. Grazie.